stato adottato da una famiglia, per fortuna. Sono in Italia da 3 anni. Io vengo da Bolivia. La mamma e papà mi erano venuti a trovare, mi avevano dato una banana e l'ho mangiata e dopo mi hanno pulito la bocca e dopo siamo andati in macchina, siamo andati all'aeroporto e ci hanno portati in Italia. A me mi piace il mare molto, ma però non ci vado mai. In Ucraina. L'Ucraina è un po' lontana da Genova. Sono arrivato dalla Mongolia. 10 metri o 40 cento all'ora. È lontanissimo. Felicità è vivere bene, amare tutti e star felici insieme. Il colore non conta. Sono un cioccolato perché ho il colore del marrone. Per me il razzismo non conta. Mi dispiace che sia una persona razzista. Gli dico di non farlo più. Non darsi sberle e non dirle parolacce. Perché altrimenti li metto in prigione. Perché la diversità è importante. È bello. Siamo tutti uguali. Ho finito l'anno scorso la scuola e adesso sto cercando lavoro. Sì, è una cosa bella essere diverso. Quando li ho incontrati avevo 6 anni e mezzo. Sono nata in Brasile. Avevo 8 anni. Da piccolo o da grande? Mi piacerebbe adottare un bambino. Beh, ma soltanto una volta. Io della mia vita preferisco così. La bellezza. La bellezza a me mi piace perché poi dopo tutte le ragazze si innamorano. Beh, sì, va bene. Cioè, io non mi ricordo tanto. Con i camelli, con i cavalli. Che in Colombia fa caldo e qua fa freddo. Un po' di prato. Mi ricordo dell'orfanotrofio dove scavo. Ricordo la mia città, ricordo la mia casa. Genova è la mia città più bella del mondo. Beh, non mi ricordo molto, soltanto alcuni tratti. Io non mi ricordo proprio niente. Bisogna essere bravi, quasi tutti i giorni. Amore vuol dire? Per far nascere un bambino, allora, prima c'è uno zigote... No, aspetta, non mi ricordo. Perché? Che sì? Non lo so. Oh, mamma. Un uomo e una donna che fanno nascere un bambino. Quando un signore e una signora si innamorano. E in Ucraina poi quando andavamo fuori nevicava sempre e quindi ci ammalevamo tutti. Per guarire ci mettevamo dei cappotti e giocavamo. Mi piace vincere e perdere. La mia mamma e il mio papà mi fanno felice perché... Perché dai un'altra possibilità a un bambino di avere un futuro. Poi dopo, da un posto lontano, mi prendono fratellino. Perché a me mi piacerebbe avere un fratellino. Perché sì. Però se potrei rivedere la mia vera famiglia, sarei sempre felice. Avevo 3 anni. Quando i miei mi hanno detto che sono stato adottato e non sono un figlio naturale. La mamma e il papà, i miei genitori. Perché posso vedere da chi sono nato e chi è mia madre, veramente. Visto che anche a me è stata data questa opportunità. Sì, sì, voglio adottarlo. Almeno una la mia famiglia ci deve essere. Ma allora, credo che i miei 2 genitori siano italiani. Io ho origini colombiane, lui è ucraino. E mia sorella è nepalese. Litigo molto con loro, in altri momenti mi diverto un sacco e sono felice. Segreto non c'è. La felicità è quando, secondo me, quando uno supera ogni cosa e arriva al traguardo. E dopo lì trova la felicità. Sono felice. Perché il segreto non c'è. Beh, tanto sono felice. Ora mi piace ridere.